Ecco il punto che vedremo oggi. È un punto che, per il quale mi è stato chiesto aiuto. La foto che mi hanno fatto vedere era tinta unita e quindi io ho iniziato a fare il punto tinta unita. Poi mi è venuto, vedendo questi cuoricini, mi è venuto così l'idea di provare a farli di colore diverso perché mi dava l'impressione che sarebbero risaltati molto di più. In effetti si vede molto di più chiamiamolo il cuoricino. Avrei dovuto dirlo nel corso del video, quello che vi dico adesso, che vi dirò dopo, ma me ne sono dimenticata. Mi è venuto in mente in fase di montaggio e allora diciamo, ho rivisto l'inizio del video. Diciamo, i giri che noi andiamo a fare sono giri di andata e ritorno, naturalmente. Però facciamo l'andata con un colore e quindi il filo rimane da una parte, il ritorno lo facciamo col filo dell'altro colore. Quando dobbiamo ricominciare, noi abbiamo fatto il bianco, il colore bianco, e abbiamo finito da questa parte. Abbiamo qui il filo di inizio prossimo giro. Poi, avendo finito di qua, abbiamo attaccato con l'azzurro e siamo andati dall'altra parte, siamo tornati indietro e qui abbiamo il filo di fine giro azzurro che sarà poi l'inizio del prossimo giro azzurro. Però facendo giri di andata e ritorno, noi cosa dobbiamo fare? Dovremmo girare e lavorare il nostro giro bianco, ma qui abbiamo il filo corto, il filo lungo è di qua. Lo stesso ci succederà una volta che lavoriamo tutto il giro azzurro, non avremo il filo da tornare indietro. Le soluzioni sono due: o avere quattro gomitoli in modo da alternarli da una parte all'altra, oppure, siccome questo punto è double, perché voi vedete che da una parte e dall'altra il punto è esattamente lo stesso. Lo vedete anche se io, vedete, piego il lavoro così, non c'è differenza tra il diritto, chiamiamolo, e il rovescio, soltanto il punto alto da una parte si vede, diciamo, più liscio, dall'altra si vede di più rugoso. Non saprei come altro definirlo. Comunque, questo sarebbe il rovescio del punto alto, questo sarebbe il diritto. Però, essendo tutto uguale, nell'insieme non si nota la differenza, soprattutto perché i cuoricini sono proprio identici sia da una parte che dall'altra. Allora, a questo punto potete benissimo adottare questo sistema. Ogni volta che voi abbiamo finito l'azzurro, dobbiamo fare il bianco, invece che girare il punto, ritorniamo, stiamo sul diritto del lavoro, sul davanti del lavoro e riprendiamo il nostro filo bianco. Facciamo tutto il giro bianco, a questo punto sì che giriamo il nostro lavoro e lavoriamo il filo azzurro. Arriviamo di qua, non abbiamo il filo bianco, perché il filo bianco è rimasto dall'altra parte, non ha importanza. Rigiriamo il lavoro e ripartiamo col filo bianco. Comunque, di questo a suo tempo avevo fatto un video e nel box sotto il video che poi andrò a pubblicare, cioè sotto questo video, vi metto il link così eventualmente potete andarlo a cercare. A me sembra proprio un bel punto, molto bello, molto, insomma, rende parecchio. È semplicissimo rispetto alla riuscita che ha. Diciamo che a vederlo sembra molto più complesso, molto più complicato di quello che in effetti è, perché si articola tutto su quattro giri per il solo motivo che vengono, diciamo, sfalsati i cuoricini e i ventagli, ma altrimenti il punto è sempre lo stesso, uno e due giri sfalsati di una posizione. Adesso vi lascio il video perché altrimenti vi faccio perdere un sacco di tempo. Poi ditemi cosa ne pensate, mi fanno molto piacere i vostri commenti. Iniziamo il nostro punto operato, facciamo un campioncino per farvi vedere com'è il punto, poi la copertina naturalmente la svilupperete voi in base alle vostre necessità e alle vostre misure. Montiamo delle catenelle che siano multiplo di 6 più una. Tenete presente che il primo giro, cioè il giro in cui montate le catenelle, deve essere molto morbido, per cui se riuscite a tenere morbido l'uncinetto col quale poi lavorerete la vostra copertina, va bene, altrimenti nella catenella iniziale usate un uncinetto che sia almeno di mezzo millimetro più grande. Io adopero il 4
sarebbe necessario 4,5. Cerco, io do per 4 anche per la catenella, perché vedete, cerco di tenerla molto morbida, e farò 30 punti più 1, 31, monto 31 punti, cioè 31 catenelle, multiplo di 6 più 1, ecco 31 catenelle. Ci sono persone che spiegano, quando montano le catenelle, di montarne sempre una in più. È giusto, però io preferisco darvi prima il multiplo di punti esatto. Quando poi iniziamo a lavorare il punto vero e proprio, quella catenella in più io non ve la indico come punto di base, ma ve la indico come una catenella per girare. Quindi 31 catenelle serviranno come punti di base, che sono multiplo di 6 più 1, più facciamo una catenella per girare, che serve di alzata per il punto basso che andiamo a fare adesso. Per cui abbiamo fatto in pratica 32 punti, partendo dalla seconda catenella. Facciamo 3 punti bassi, 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2, saltiamo solo una catenella di base e lavoriamo 5 punti bassi, una catenella, un punto basso ogni catenella, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle e di nuovo ne saltiamo 2 catenelle, saltiamo una catenella di base e facciamo 5 punti bassi. Tutto il giro è così, dovrete finire con una catenella, saltare un punto di base e terminare con 3 punti bassi. Procedete così sino alla fine, 5 punti bassi, 2 catenelle saltandone una di base e terminate con una catenella, saltate un punto di base, 3 punti bassi. Ecco, siamo arrivati alla fine, ho fatto gli ultimi 5 punti bassi, 2 catenelle, spero di non avervi detto una nel pezzetto di video precedente, comunque sono sempre 2, ne saltiamo una e ci rimangono gli ultimi 3 punti bassi. 2 e 3. E con questo abbiamo concluso il primo giro. Secondo giro, giriamo il lavoro, facciamo una catenella per alzare il punto basso che dobbiamo andare a fare adesso, lavoriamo sempre sono 3 punti bassi, se li lavoriamo tutti. Ho fatto un imparaticcio per vedere di calcolare bene, perché mi hanno dato una foto senza schema e sulla base di quella foto mi hanno chiesto aiuto per poter fare il punto. Allora ho pochino provato a farlo sulla base della fotografia, sono arrivata a quella conclusione, però adesso devo andare un pochino a rivedere i punti che ho fatto, perché magari non me li ricordo tutti. Quindi ho detto 3 punti bassi, uno in ogni punto basso sottostante. Poi andiamo nell'archetto delle 2 catenelle e lavoriamo mezzo punto alto, 4 punti alti, 1, 2, 3, 4, di nuovo un mezzo punto alto. In tutto sono 6 punti. Mezzo alto, 4 alti e di nuovo mezzo alto. Senza fare catenelle, saltiamo 2 punti di base, nel punto basso centrale lavoriamo un punto basso. Saltiamo i due punti di base, i due punti bassi seguenti e di nuovo nell'arco delle 2 catenelle lavoriamo mezzo punto alto, 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4. Un mezzo punto alto, saltiamo 2 punti bassi, nel punto basso centrale facciamo il nostro punto basso. Questo sino alla fine, questi ventaglietti.
Abbiamo finito i nostri ventagli e ci rimangono gli ultimi tre punti che, in base a quello che abbiamo fatto prima, dovremmo saltare. Invece su questi tre punti lavoriamo tre punti bassi. Questo serve per dare un pochino più di morbidezza al punto, perché sì che noi a fronte di 6 punti di base in pratica ne abbiamo fatti 7, perché abbiamo fatto il punto basso e 6 punti nel ventaglio su una base di 6 punti, però non facendo il punto basso nel mezzo il ventaglio tende un attimino a stringere. Allora compensiamo questa eventuale ristrettezza con i primi 3 e ultimi 3 punti che lavoriamo. Se voi aveste la mano troppo stretta e vi rendete conto che facendo così la copertina, il vostro lavoro, anziché restare, vedete, a me rimane bello diritto, vi dovesse tirare un attimino, non vi preoccupate, vorrà dire che tra il ventaglio e il punto basso fate una piccola catenella e poi di nuovo tra il punto basso e il ventaglio seguente fate una catenella. Io l'ho fatto così senza catenelle, però nel caso, mi ripeto, la vostra mano dovrebbe essere, attenzione vostra, dovesse essere un pochino più rigida, un po' più tesa, potete benissimo fare la catenella tra il punto basso e il ventaglio. Passiamo al terzo giro. Facciamo 3 catenelle, perché ci servono per l'alzata, perché adesso facciamo dei punti alti e non più dei punti bassi. Come li facciamo questi punti alti? Sono punti alti allungati. In pratica la nocciolina, mettete il filo sull'uncinetto, puntate nel primo punto basso che trovate nella base, riprendete il filo e tirate bene, allungate più che potete. Diciamo che il punto allungato deve essere lungo tanto quanto le 3 catenelle che avete fatto. Vedete, non così che sarebbe più stretto, ma proprio bello, bello lungo uguale. Poi di nuovo filo sull'uncinetto, ripuntate e tirate. Vi consiglio, quando puntate l'uncinetto nel punto basso, di tenere col dito fermi i punti che avete già sull'uncinetto, perché se li lasciate andare rischia che mentre prendete il punto, vedete, si tira il filo e perdete la lunghezza del vostro punto. Mentre invece, ricominciamo da capo, vi faccio vedere. Allora, facciamo che non puntiamo, non teniamo fermi i punti, facciamo 1, 2, pertanto che li tiriamo, vedete che rimane proprio una nocciolina piccolina, mentre invece noi dobbiamo fare proprio dei punti allungati, più allungati possibile, quindi filo sull'uncinetto, puntiamo e tiriamo, col dito teniamo ben fermi questi punti, riprendiamo, andiamo nel punto basso, ritiriamo e teniamo di nuovo fermi gli altri. Prendiamo, teniamo sempre fermi e ritiriamo. Vedete che la nostra nocciolina rimane molto più grande e più allungata. Fatto questo, facciamo una catenella, un punto basso in mezzo ai 4 punti alti del ventaglio, cioè proprio al centro del ventaglio. Andiamo a fare un punto basso. Questo è un mezzo, diciamo, cuore, chiamiamolo cuore. Punto basso, una catenella. Nel punto basso che abbiamo fatto tra i 2 ventagli andiamo a fare adesso il cuore completo, cioè puntiamo nel punto basso sottostante. Si prende un po' male, ma facciamo un punto allungato. Ricordatevi di tirarlo sempre più che potete. 2 e tenete fermi i fili. 3. Chiudiamo. 2 catenelle e ripuntiamo nello stesso punto dove abbiamo fatto la prima metà del cuore per fare la seconda, sempre con i punti allungati. Teniamo fermo, agganciamo anche questo, tiriamo su, teniamo fermo, agganciamo anche questo, tiriamo su, sempre tenendo fermo in modo che il filo non si accorci e chiudiamo. Una catenella, un punto basso al centro del ventaglio. E così tutto il giro. Ricordate che i punti allungati devono essere sempre 3. Quindi una catenella, nel punto basso del giro precedente tra i 2 ventagli, facciamo la nostra nocciolina a punto allungato. 2, 3 e la chiudiamo. 2 catenelle,
filo sull'uncinetto, punto allungato, bloccato, filo sull'uncinetto, punto allungato, bloccato, filo sull'uncinetto, lo blocchiamo sempre, punto allungato e chiudiamo. Una catenella e il punto basso al centro del ventaglio. Così sino alla fine del giro. Questo è il punto, in pratica, è il punto che andiamo a fare. Siamo alla fine del giro, dobbiamo fare l'ultimo metà cuore come abbiamo fatto all'inizio. Punteremo nel punto basso centrale dei tre e lavoriamo sempre la nostra nocciolina. Una, due, tre, chiudiamo. Qui quante ne avevamo fatto? Avevamo fatto una catenella e un punto alto puntando nell'ultimo punto basso. E con questo abbiamo concluso il nostro terzo giro. Quarto giro. Facciamo 3 catenelle e nell'ultimo punto basso che abbiamo lavorato andiamo a lavorare 2 punti alti, un mezzo punto alto. Nell'archetto formato dalla catenella tra il punto alto e la nostra nocciolina, scusate, tolgo il colore, che lavoriamo 2 punti bassi, un punto basso sul punto basso centrale al centro del ventaglio, altri 2 punti bassi nello spazio formato dalla catenella tra il cuoricino e il punto basso. Adesso ci troviamo esattamente al centro del nostro cuoricino e qui lavoriamo. Rifacciamo un ventaglio come abbiamo fatto nel primo giro, mezzo punto alto, un punto alto, 2, 3 e 4. Nell'arco tra la catenella, il cuoricino e il punto basso facciamo 2 punti bassi, un punto basso nel punto basso e 2 punti bassi nell'archetto seguente. In mezzo al cuore, di nuovo, mezzo punto alto, 4 punti alti, 1, 2, 3, 4 e mezzo punto alto. E continuiamo così, 2 punti bassi nell'archetto, un punto basso nel punto basso sottostante e altri 2 punti bassi nell'archetto seguente. Questo sino alla fine del giro. Abbiamo terminato con i 5 punti bassi. Adesso nell'archetto formato dal punto alto di inizio giro precedente andiamo a lavorare mezzo ventaglio come abbiamo fatto all'inizio. Mezzo punto alto, 2 punti alti ed un punto alto, se riuscite, altrimenti lo fate lì dentro, agganciato alla terza catenella di inizio giro precedente, cercando di prendere tutte e due. Ecco. Se riuscite ad agganciare bene, altrimenti potete farlo anche nell'archetto. Come vedete, finiamo in pratica con mezzo punto alto e 3 punti alti, anche se non posizionati tutti nello stesso posto, come abbiamo fatto all'inizio, che avevamo mezzo punto alto, i 2 punti alti e le 3 catenelle che sostituiscono un punto alto a inizio giro. E con questo abbiamo finito il quarto giro. Come vi dicevo all'inizio, io ho cercato di tenere le catenelle molto molto lente, però come vedete il punto tende ad arrotondarsi un po'. Questo vuol dire che nonostante io abbia cercato di tenere le catenelle molto lente,
il punto tende a tirare e dà forma, diciamo, fa allargare un attimino il nostro lavoro, pur essendo sempre punti uguali, perché noi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5 ventagli nel primo giro e adesso ne abbiamo sempre 5, 1, 2, 3, 4, mezzo alla fine, mezzo all'inizio, sono sempre 5 ventagli. Quindi cercate le catenelle iniziali di tenerle più allentate possibile. Passiamo al 1, 2, 3, 4, quinto giro, se non ho sbaglio. Una catenella per alzare il punto basso, perché nell'ultimo punto che abbiamo fatto andiamo a fare un punto basso. Nell'arco, cioè nella terza catenella dei 5 punti sottostanti, dobbiamo andare a fare un altro cuoricino. Quindi faremo una catenella, come abbiamo fatto nel terzo giro, e il punto allungato puntando nel terzo punto, nel punto centrale dei punti bassi. Ricordatevi di allungare 1, 2, 3 e chiudiamo. 2 catenelle e di nuovo punto allungato. 1, blocchiamo, 2, blocchiamo, blocchiamo, 3 e chiudiamo. Una catenella, indietro questo, al centro dei 4 punti alti del giro precedente, facciamo un punto basso, come abbiamo fatto prima. Il punto praticamente è lo stesso del terzo giro, però vedete, viene spostato. Quindi una catenella, al centro facciamo di nuovo punto allungato. Bloccate, bloccate, prendete, bloccate, prendete, di nuovo bloccate e chiudete. 1, 2. Non mi si srotola il filo. Sempre nello stesso buco dobbiamo andare a completare il cuoricino, sempre con i nostri punti allungati. Ricordatevi di bloccarli sempre così non vi scappano. Una catenella e un punto basso al centro. Arrivate sino alla fine del giro. Concludiamo con una catenella, chiudiamo il cuore, una catenella e un punto basso sul primo punto basso che abbiamo fatto nel giro precedente, in pratica l'ultimo che troviamo. Ecco, la copertina, il punto della copertina è tutto così. Un giro si fa nei ventagli, l'altro giro si fa nei cuori, il giro seguente si rifanno i ventagli intercalandoli e di nuovo i cuori. In pratica dovete sempre ripetere il secondo, terzo, quarto e quinto giro, ventaglio, cuore, ventaglio, cuore. Alternate sempre questi due punti. Direi che è molto carina. A me piace molto. Ora, forse la scelta del filato, che vedete che ha un po' di brillino, non è l'urex, è proprio un filato un pochino più lucido. Rende un pochino, vedete, il filo? È un filo un po' più lucido. Rende poco merito al lavoro. Secondo me occorre proprio un filato tinta unita in modo da far risaltare bene il cuore. Però diciamo che anche questo poco, chiamiamolo brillo che c'è, male non ci sta. E siccome siamo creative, dobbiamo mettere un pochino la nostra creatività in quello che facciamo. Bellissimo punto, però mentre lo facevo ho pensato che secondo me sarebbe stato molto più bello ed evidente, ta-da, con due colori. A mio avviso, mettendo un colore tenue, ecco, una copertina per maschietto, facendo i cuoricini bianchi, a mio avviso risalta molto di più e rende più importante il punto. Questione di gusti, per carità. L'unica cosa che io vi consiglio, se doveste fare, non so perché guardate, il filato è lo stesso, è esattamente lo stesso filato, vedete, è azzurro, è della Mondial, ora non dovrei fare pubblicità, ma per farvi vedere, si chiama Baby Seta, è tanto che ce l'ho, magari non lo fanno più, però sia l'azzurro che il bianco sono esattamente
è esattamente lo stesso filato. Se riuscite, se riesco a farmi vedere, vedete il filino, chiamiamolo argentato, è lo stesso in quello azzurro, è lo stesso filato. Lavorandolo, il bianco, succede magari spesso, che il bianco è leggermente più sottile, forse si vede anche a occhio, non so come mai, probabilmente è stato meno attorcigliato l'azzurro rispetto al bianco. Quindi lavorandolo il bianco risulta, vedete, si vede proprio che mentre qui non c'è tanto spazio tra il ventaglio, il cuore e nel mezzo del cuore, qui col bianco risulterebbe più... più spazio. Vi dovesse succedere una cosa del genere, anziché tre punti allungati, ne fate quattro. Io ne ho fatti tre per provare e mi sono resa conto che sembrano molto più piccoli, cioè non nemmeno molto più piccoli, però ci rimangono questi buchetti che in effetti qui nell'azzurro non rimangono. Però a mio avviso fatto così col bianco è molto molto bello. Decidete voi. Io vi ho presentato questo punto, ripeto, perché mi è stato richiesto proprio per una copertina, l'ho condiviso con voi, oltre che con la persona che me l'ha chiesto, a voi la scelta di come farlo. Spero vi sia piaciuto, vi saluto, al prossimo video. Ciao a tutte!